Oggi siamo qui ad un convegno sull'alternanza scuola-lavoro organizzato dall'Ufficio Scolastico Territoriale della Città Metropolitana. È un convegno differente dagli altri perché mette al centro i veri protagonisti dell'alternanza, i ragazzi, le loro esperienze. Sono tutte esperienze di una certa qualità dovute ad una effettiva coprogettazione tra le scuole e le istituzioni che hanno deciso di mettersi in gioco per far sì che questi giovani davvero svolgano un'attività di alternanza significativa e che realizzino delle competenze adeguate per poi inserirsi nel mondo del lavoro. La Città Metropolitana da più di un anno partecipa all'alternanza scuola-lavoro, dando opportunità alle scuole di coprogettare insieme agli uffici, realizzando progetti interessanti con le proprie professionalità all'interno dell'ente, ma anche attraverso il Centro Servizi Didattici, il CESEDI, della Città Metropolitana, che insieme a associazioni, enti del territorio, sempre in coprogettazione con le scuole, realizzano percorsi di alternanza, anche in questo caso significativi, e tutti validati dall'Ufficio Scolastico Regionale. Sentiamo dalla voce dei protagonisti idee e impressioni sull'esperienza di alternanza scuola-lavoro. È un'esperienza che parte dall'idea di una scuola lavoro e in realtà si è stufata di fare una scuola lavoro ed è diventata un'impresa che parte dalle caratteristiche dei nostri alunni. Tenete conto che la nostra scuola ha una prevalenza del 15% di disabilità a fronte del circa 7% che c'è nella scuola pubblica. E quindi abbiamo iniziato a potenziare le qualità, non gli handicap, ma le qualità dei nostri ragazzi. Ecco che l'impresa Cotto è iniziata a nascere. Come? Il vending, le macchine automatiche, sfruttando le capacità di ordine dei ragazzi con autismo. Ultimo ma non ultimo, la Meccanicotto, che è un'impresa che fa meccanica, fa esattamente i tagliandi automobilistici, che si è legata all'azienda FCA e nel giro di 48 mesi offrirà 1200 posti di lavoro a soggetti con disabilità. Il fatto di collaborare con i compagni, il fatto di saperci organizzare, sfruttare i tempi e anche imparare ovviamente come riprendere, come regolarci con suoni, luci e fare attenzione anche a piccole cose che prima davamo un po' per scontate e che non, a cui non pensiamo sempre. Di certo ha aiutato anche tipo ad arricchire il nostro bagaglio culturale e per certi versi personalmente mi ha aperto gli occhi su un altro ambito che inizialmente non tenevo in considerazione per un eventuale futuro.